Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Allora, quest'oggi come promesso continuiamo il montaggio della nostra amata Knight Rider, il famoso kit, l'auto computerizzata che era molto famosa negli anni 80 grazie alla sua celebre serie televisiva. Dunque, oggi ci accingiamo a montare tutte le parti che ci sono state inviate con il pack 8 di cui abbiamo visto in precedenza l'unboxing, e sono i fascicoli in particolare che vanno dal 22 al 25 e le loro relative parti. Bene, per farlo come sempre abbiamo insieme a noi il nostro amico Kit. Ciao Kit! Non risulta dalla mia banca dati. Come non risulta? Sì, abbiamo tutto pronto già. Nessuno lo sa, nessuno. Come nessuno lo sa? Probabilmente. Va bene. Ciao Kit! Ciao amico! Come stai? Staremo a vedere. Ehi Kit, tutto bene? Questa storia già non mi piace. Ma come sei drastico tu, come al solito. Bene, ma comunque tanto per il momento ci farai da osservatore, quindi mettiti... Sono arrivato a capire il tuo sottile umorismo. Ah, meno male, era ora. Mettiti un attimo a riposo e ci vediamo dopo, durante le varie fasi di montaggio, magari ti chiedo qualche cosina. Per il momento mettiti qui di lato. Ecco, mettiamo così, ti possono vedere i nostri amici, e provvediamo a recuperare il primo dei fascicoli in oggetto, quindi il fascicolo 22, come possiamo vedere. Eccolo qua, l'abbiamo già visionato un pochino durante l'unboxing, e in particolare andremo a montare queste parti qui della turbina. Ok, quindi recupereremo anche il pezzo della turbina che abbiamo montato in precedenza e procederemo ad assemblare queste parti. Non è un procedimento lungo, penso che lo faremo abbastanza velocemente. Chiaramente, contenendo delle parti in metallo, dovremmo prendere anche un po' di olio lubrificante in maniera da agevolare un po' il tutto, ma dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice. Ok, quindi cominciamo. Ecco qua le parti del kit proprio 22, kit di montaggio numero 22. Ci accingiamo ad aprirlo come sempre. Mettiamo le parti in maniera tale che non vengano tagliate dal cutter mentre apriamo la busta. Mi raccomando, ogni volta che tirate fuori i pezzi verificate di averli presi tutti, specialmente le confezioni delle viti che sono molto piccoline, in maniera tale da evitare di perdere qualcosa. Ok? Oh, allora, come possiamo vedere abbiamo queste coperture qua, sono in plastica. Abbiamo questa specie di asticella, eccola qua, sembra un'antenna ma in realtà poi andrà praticamente ad inserirsi in questa parte qua, vedete? Farà praticamente da collegamento a queste due parti, ok? E poi abbiamo queste due staffe. In più abbiamo le viti che sono BP e GM, queste M per il metallo ovviamente e BP per la plastica. Ora andremo a recuperare, come detto anche dal fascicolo, il pezzo della turbina che abbiamo montato in precedenza, e cominceremo questo nuovo montaggio. La prima cosa da fare, prendiamo questa parte qui, quella contrassegnata con la lettera L, e recuperiamo dai precedenti montaggi questo, anch'esso che indica la lettera L, e li andremo ad accoppiare. Come li accopperemo? In questo modo. Praticamente questi due fori qua andranno a collidere con questi due qua. In questo modo. E di qua si vedrà così. Come potete vedere, da questa parte c'è l'asola che contiene il foro, dove andrà quell'asticella che vi ho fatto vedere prima. E da questo lato troverete, diciamo, la curva in uscita di questa specie di sfiatatoio, no? Ok? Il tutto lo andremo a bloccare con delle viti BP. Quindi la posizioniamo qui, prendiamo le viti BP, ovviamente queste sono per la plastica, quindi non è necessario lubrificare. Vi ricordo sempre però di prestare la massima attenzione a non stringerle troppo, perché potremmo comunque far spanare la plastica delle parti, ok? E
cominciamo ad avvitare. Non stringete forte, arrivate sulla battuta e vi fermate, altrimenti rischiate di rompere le plastiche. Ok? In questo modo. Allo stesso modo recuperiamo adesso questa parte nera che ci è stata fornita con questo fascicolo, identifichiamo quella che ha stampata la lettera L, ok? E tenendo la parte in questo modo andremo ad agganciarla così su questi due fori utilizzando sempre due viti BP. Ecco qua. Ora recuperiamo questo pezzo, che è la parte della turbina che abbiamo assemblato in precedenza. Prendiamo la parte questa con il disco colorato in nero, la mettiamo da questo lato e facciamo scendere il nuovo pezzo assemblato così, in maniera che i fori presenti su questa placchetta nera vadano a corrispondere a questi fori qua. In questo modo, vedete? E chiaramente useremo le viti GM che ci sono state fornite per bloccare il tutto. Ovviamente questa volta dobbiamo lubrificarle perché andiamo ad operare sul metallo. Quindi apriamo la bustina delle viti GM, prendiamo due. Veniamo come al solito nel nostro contenitore dove abbiamo spruzzato in precedenza l'olio tecnico e poi andiamo ad avvitare, ok? Ecco qua, in questo modo. Attenzione, se da questa parte vedete che c'è un po' troppa aria, non vi preoccupate perché quando andremo ad inserire la parte inferiore della turbina, questo pezzo verrà di conseguenza tenuto più in tiro e andrà a colmare il gap, quindi la fessura. Ok, quindi non vi preoccupate. Bene? Bene, adesso recuperiamo le parti contrassegnate con la lettera R. Non so se si riesce a vedere. Comunque all'interno ci sono stampate le lettere, ok? E andiamo ad operare allo stesso modo, quindi accoppieremo le parti ecco qua e chiaramente le bloccheremo come prima utilizzando le viti BP. Ecco qua.
vedete? Prestare sempre attenzione chiaramente alla posizione della lettera, in maniera tale da essere sicuri del verso in cui avete montato il pezzo, ok? Recuperiamo anche questa letta nera, sempre quella con la lettera R, che poi è l'ultima rimasta libera, e ci accingiamo a metterla su questi due fori, quindi la parte con la letta più piccolina a due fori, e questi due fori vanno qua, ok? E chiaramente la bloccheremo ancora una volta con due viti BP. Veramente molto molto semplice, ragazzi, questa volta non abbiamo grosse difficoltà. Ecco qua, questo è il risultato, vedete? Ora recuperiamo il pezzo della turbina che abbiamo montato prima e andiamo ad accoppiare anche questo nuovo allo stesso modo in cui abbiamo fatto prima, quindi metteremo i fori di questa aletta nera sopra i fori di che troviamo sopra la turbina, quindi questi fori qui esterni, vedete? Semplicemente poggiando sopra, poi è un incasto, quindi si vede, si sente proprio andare giù, e lo bloccheremo chiaramente con le viti GM, quelle per il metallo. Quindi andiamo a recuperare due viti GM, le lubrifichiamo e sempre con molta calma andremo ad avvitare. Ecco qua, otterremo questa specie di pollo arrosto, come possiamo vedere, somiglia molto, ok? E adesso, tenendolo rivolto così, in questo modo, quindi verso, diciamo, il basso, prendiamo quella specie di antennina che ci è stata fornita e l'andiamo ad inserire in questo modo. Praticamente facciamo andare la parte che ha la testa da questo lato, ok? Quindi prendete come riferimento il disco nero, andrà da questa parte ed entrerà da qui e dovrà uscire su quest'altra asola. Fate molto piano per non spezzare queste alette, eh? No, entra anche senza allargare i fori, quindi fate piano piano, l'importante è che teniate ferme le alette con le mani per evitare che vi si spezzi. Comunque dovete applicare un po' di forza. Ecco qua, dovete spingere chiaramente fino in fondo in maniera tale da far uscire da questo lato parte del perno, vedete? Quindi praticamente vedendo dalla parte aperta la testa è da questo lato, se invece lo vediamo da sopra la testa è da quest'altro lato, ok? Sempre guardando frontalmente, il riferimento è anche questo della curvatura degli sfiati che è verso il basso, ok? Eccolo qua. Bene, con questa parte il fascicolo 22 è completo, ora possiamo passare al montaggio delle parti fornite con il fascicolo 23. Bene, ecco le parti del fascicolo 23. Come potete vedere, qui abbiamo la parte inferiore della turbina, quella in metallo. Adesso andremo ad aprire come sempre la busta e procediamo al montaggio.
Abbiamo anche due bustine di viti BP e GM e un'altra di viti AM. Ecco il corpo metallico inferiore della turbina e quest'altra parte è questa, che è anch'essa in metallo, che andremo a vedere a cosa serve. Sembra una staffa di un supporto, adesso vediamo. Bene, allora la prima cosa da fare, prendiamo questa parte qui metallica, ok? Guardate sempre bene come è fatto il pezzo, identificate i vari lati in maniera da non sbagliare. Poi prendiamo questo supportino di plastica, quello identificato con la 23C come sigla, ok? E lo andiamo ad applicare qui sopra in questo modo, con i due pernetti di plastica rivolti da questa parte, vedete? Verso queste bombature qua in pratica. Non so se si riesce a vedere bene, sono molto piccoli, comunque ci sono solo da un lato e vanno orientati da questa parte. Poi chiaramente dovremo girare il pezzo e utilizzando due viti BP andremo a bloccarlo. Vi ricordo sempre di arrivare solo alla battuta, una volta che la vite è arrivata in fondo non stringete ulteriormente perché rischiate solo di fare danno. Il modello è statico, non presenterà vibrazioni durante, tra virgolette, il funzionamento e di conseguenza non serve stringere più di tanto. Ok? Serve solo quel tanto che è necessario per far accoppiare bene i pezzi senza che ci sia troppa aria tra loro, ma non deve essere una forzatura, ok? Ecco, come vedete, in questo modo mettiamolo momentaneamente qui di lato, riprendiamo il famoso pollo ok? Allora, lo giriamo, noterete che da questa parte ci sono due fori. Bene, su quei due fori andremo a incasellare questo pezzo qui che ci è stato fornito con questa uscita, questa linguetta qui in particolare, questa in basso, vedete? Questa qui, dove sono questi due fori, la gireremo verso l'interno del pezzo e andrà a incasellarsi qua, così. Chiaramente questi due fori qui, guarda, eccoli qua, andranno chiusi con le viti GM, quindi viti per il metallo, che andiamo a recuperare. Ecco qua, in questo modo, vedete? Praticamente questa linguetta deve stare all'esterno. Molto semplice, c'è solo da prestare attenzione a tenere un po' il pezzo dritto con la mano perché chiaramente non si ancora, diciamo, da nessuna parte finché non lo avete avvitato, quindi vi si muove un po', però insomma si fa. Adesso recuperiamo dal forno il pollo ok, prendiamo questa parte inferiore e la andiamo a orientare così come vedete. Ok, queste due parti rialzate quindi sono verso il disco nero e la facciamo calare da dentro, da sopra cioè. Chiaramente ci sarà magari da fare un po' di gioco per fare in modo che scivoli dentro bene. Chiaramente fatela andare prima un pochino avanti verso il disco nero, così vi, diciamo, agevola un po' il lavoro e poi mandate giù. Alla fine ecco, ci deve cascare dentro praticamente da sola, ok? Poi in questi fori più grandi che vedete andrà serrato il tutto con due viti AM. Eccole qua, ovviamente anche queste dobbiamo lubrificarle. Quindi recuperatene due.
ricordo che quelle che vi avanzano sono da tenere di scorta, quindi non buttate mai niente, potrebbero sempre servire più in là. E comunque le sigle sono sempre uguali nelle varie uscite, vuol dire se trovate un'altra Vite AM in un altro fascicolo sarà identica alla Vite AM che avete usato in questo, ok? Allora, una volta lubrificata, mandate dentro e piano piano avvitate, non avvitate completamente, prendete prima quell'altra, lubrificatela e poi mandate dentro. Per agevolare, diciamo, l'ingresso nel foro, potrei anche fare un mezzo giro all'indietro in maniera che la vite si incasella meglio e poi andate ad avvitare. Questa volta possiamo arrivare fino in fondo. Ogni tanto fate un giro all'indietro per portare fuori eventuali detriti di lavorazione che si creano mentre la vite crea la sua filettatura. Poi andiamo a ristringere anche quest'altra. Ecco qua, in questo modo il pollo è pronto, voglio dire la turbina è pronta. Molto bella, diciamo a livello estetico mi piace molto. È chiaramente un oggetto meccanico di fantasia, perché nelle vetture di serie ovviamente non è presente, questa è una creazione fatta per dare un socchietto di fantascientifico al modello. Chiaramente la vettura vera mostrerà un motore normale di pezzi americani di alta cilindrata, ma ovviamente non credo sia presente un pezzo di questo tipo. Sinceramente dalle foto che ho visto in giro non mi sembra ci sia. Ok. Bene, quindi anche per il fascicolo 23 è tutto. Possiamo procedere con l'assemblaggio delle parti allegate al fascicolo 24. Eccole qua, parti allegate al fascicolo 24. Come vedete ci sono solo le due coperture che una volta accoppiate creano la presa d'aria, no? Quindi tutto quel complesso che conterrà sicuramente il filtro dell'aria, eccetera. Sei sicuro? Sì, il kit, diciamo che sono abbastanza sicuro. A volte credo che tu non mi apprezzi abbastanza. No, kit, al contrario, ti apprezzo molto. Prego, e tu li meriti sicuramente. Comunque è meglio arrivare a un punto. Sì, dimmi. E allora io procedo, se non mi dici niente. Allora, ecco qui le parti. Puoi stare tranquillo. Oh, bene, allora anche i nostri amici possono stare tranquilli con noi, perché sicuramente li istruiamo al meglio. Allora, come potete vedere... È meglio che tu non lo sappia. Va bene, Kit. Allora, le parti sono praticamente uguali, solo che invertite, no? Ok? Quindi verificate bene come sono curvate, andranno semplicemente accoppiate facendo rispettare i fori. Quindi la parte chiaramente con i perni in rialzo va all'interno e dovremmo far calare la parte invece con la serigrafia con scritto Knight Foundation sopra, in questo modo, vedete? Molto semplice. Allora ristacco per far vedere. Qui c'è anche la parte rialzata, quindi fa da battuta. Ecco qui. Sì, Kit, dammi pure il tuo consiglio. Cerca di parlare il meno possibile. Va bene, proverò. Allora, queste qui andranno chiaramente assemblate con queste viti BP che ci sono state appena fornite, e ne servono tre. Quindi andiamo a prendere queste tre viti. E delicatamente andiamo ad avvitare le parti tra loro. Ovviamente controlliamo che spiani tutto bene. Senza stringere troppo, passiamo alle altre due.
e poi l'ultima. Ok, e questo qui è il risultato del montaggio. Non capisco che piacere si possa provare a impossessarsi di un pallone dandosi spinte a destra e a sinistra perché questo entri in una determinata area del campo. Lo chiamano calcio, Kit. Credo proprio che il gioco d'azzardo non sia uno dei principali scopi della fondazione. Ma il calcio non è un gioco d'azzardo. Io personalmente non lo seguo, però in questo periodo l'ho molto seguito perché c'è la finale dei campionati europei. Ecco qua, come vedete è stato un montaggio molto veloce per quello che riguarda questo fascicolo. È meglio che tu non come pronosticato non portava via molto tempo, quindi possiamo passare direttamente all'ultimo fascicolo, che è il numero 25. Dove vuoi che sia. Prima di passare al fascicolo 25 però voglio solo dirvi, attenzione se usate lo svitol o il D40 eccetera, a non andare a toccare con le mani unte la scritta, perché quel tipo di olio probabilmente vi cancellerebbe le scritte, quindi mi raccomando, prestate attenzione a non toccare qua questa zona qua, eh? Ok? Io faccio tutto, tranne i miracoli. Beh, apri la scritta, per favore. Ecco le parti del kit 25, adesso le apriamo. Credo di sapere quello che hai in mente. Davvero, kit? Non so cosa dirti. Basta che ci fai compagnia. Sono solo una macchina, non faccio miracoli. Lo so, nessuno pretende nulla di questo da te. Non riesco a capire. Allora, riposati un attimo intanto, così fai riordini le idee. Dunque, le parti che troviamo allegate nell'ultimo montaggio di quest'oggi saranno una parte finale della presa d'aria che abbiamo montato prima. Come vedete sono parti completamente in plastica e in più abbiamo la bustina di DBP. Adesso apriamo la busta e iniziamo a recuperare già qualche vite che ci servirà per questo montaggio. Ecco qua. Bene, cominciamo con l'accoppiare queste due parti, diciamo, curve. Come vedete abbiamo stampato una letterina all'interno, la lettera R, anche questa. E ovviamente hanno una dimensione diversa per ogni lato, quindi non sarà difficile trovare il verso giusto. Dovrete semplicemente inserire la parte, avendo l'accortezza che la lettera R rimanga chiusa all'interno, sopra all'altro pezzo, in questo modo, e chiaramente serrarle con due viti BP sui due fori. Quindi prendiamo le due viti BP, e andiamo ad avvitare. Sempre senza stringere, ragazzi, cioè nel senso che arriviamo a battuta, quindi a fine corsa della vite, e interrompiamo la stretta, non proseguiamo, altrimenti in questo caso non rompiamo la vite ma spagniamo la plastica, il che forse è anche peggio. Ecco qua, in questo modo. Ora prendiamo questo pezzo qua, vedete? E lo andiamo ad accoppiare con quello che abbiamo appena montato. Come farlo? Allora, innanzitutto giriamo questo pezzo qui con le viti rivolte verso l'alto e andremo ad avvitarlo con questa aletta qui da questa parte. Come riconoscere il verso giusto? Perché questo pezzo è abbastanza simile. Il verso dove va avvitato questo è quello che presenta meno buchi, praticamente abbiamo solo questi due fori più uno leggermente spostato più in alto, mentre da questa parte, come vedete, abbiamo un pochino più roba, ok? Quindi andiamo a metterlo qui, in questo modo, e poi con l'ausilio di due viti BP andremo a serrare le due parti. Facciamo lo stesso con una seconda vite. Ecco qua.
molto molto semplice. Poi invece andremo a recuperare questo pezzettino qua e lo andremo a incastonare qui al centro. Vedete, sono queste alette di plastica qua. Poi, per essere ancora più sicuri, voglio evidenziarvi che sotto, nella parte che va incastonata, c'è un pernetto, spero si riesca a vedere. Questo pernetto chiaramente va inserito qui nel buchino più squadrato che trovate sulla piastra, ok? Quindi va in questo modo. Così. E andrà fissato sempre con una vite BP. Ecco qua. Potete verificare anche dal basso che il pernetto sia inserito correttamente. Ok? Bene, ora recuperiamo la parte, diciamo, superiore della presa d'aria e andremo ad accoppiarla con questo. Vedete? La parte dove abbiamo messo questa staffetta in verticale deve chiaramente rimanere verso l'alto e andiamo a appoggiare il tutto uno sopra l'altro in questo modo. Controllate chiaramente visivamente che le parti spianino correttamente. Prendete due viti di tipo BP, anche se nel fascicolo vi indica CP sulla foto, ma in realtà non ci sono, quindi come scritto in basso nella didascalia della foto dovrete usare due viti di tipo BP. Ok, quindi prendete le parti. Le tenete unite e andrete ad inserire le viti in questi due fori qua, questo qui e quest'altro qui interno. Ovviamente vale quanto detto in precedenza per le parti in plastica. Ecco qua, questo è quello che dovete ottenere. Bene ragazzi, questo è quello che abbiamo ottenuto con queste fasi di montaggio, che vi ricordo erano dalla 22 alla 25. Come vedete è stato un montaggio abbastanza veloce e abbastanza semplice. Comunque sia, se qualcuno di voi avesse ancora dei dubbi, sì, lo faccio subito Kit, se qualcuno di voi avesse ancora dei dubbi su come vanno assemblate le parti, basta chiedere nel gruppo Facebook, dove sicuramente saremo in grado magari di esservi più di aiuto. Però ripeto, penso di essere stato abbastanza chiaro, anche se Kit dice di no, e ripeto, le parti da assemblare questa volta non richiedono particolari noie, cioè sono abbastanza semplici. L'unico dubbio, ecco, che era venuto già qualcuno, era dove inserire questa staffetta, però vi ho già fatto vedere che va inserita qui così. Vi ricordo di tenere bene con le mani queste alette mentre la fate inserire, perché altrimenti potreste spezzarle, perché magari spingendo forte potrebbero rompersi. Però per il resto è una cosa abbastanza facile. Bene, io a questo punto direi di passare ai saluti. Che ne dici Kit? Salutiamo i nostri amici? Sono lieto di sentirtelo dire. Ti sei già stancato quindi, ok. Bene amici, allora con il benestare di Kit io vi do appuntamento alla prossima puntata, dove avremo delle nuove fasi di montaggio. Te lo racconterò più tardi. Va bene Kit, aspetteremo con gioia. E vi auguro a tutti una buona estate, mi raccomando, attenti sempre a mantenere la giusta dose di attenzione per evitare problemi legati a questo Covid che ancora non ci lascia.
Per il resto vi do appuntamento anche ai prossimi video non riguardanti necessariamente Kit, ma altri argomenti, e spero che risultino comunque di vostro gradimento. Un saluto a tutti, mi raccomando, iscrivetevi e mettete un like se il video vi è piaciuto, e ci vediamo alle prossime puntate. Ciao a tutti! No, Kit, comunque qualcosa da fare adesso lo trovo. Ciao, Kit! È meglio che tu non lo sappia. Va bene, ciao! Ma che dici? Ti sto salutando. Ah, niente affatto. Sì, sì. Naturalmente. E ultimamente sei un po' scontroso, sai? Come ti permetti. Ciao, ciao! Thank you.